Allora, in questa nuova stagione Anna Montacchi, insomma, si trasformerà parecchio e prenderà parecchio in mano la situazione a un certo punto. Non ti dirò mai. Abbiamo già visto che ci sono delle novità nel primo episodio, addirittura un passaggio nel tempo, ma è più difficile tenere sotto controllo una travagliata storia d'amore o una guerra civile in città che poi si espande anche a livello nazionale. Vabbè, ma l'amore è un po' una guerra civile a volte. No, nel senso che sicuramente qui ci sono coinvolte più forze, c'è tutta l'Europa, non siamo più solo l'Italia e il gioco si fa molto duro. E quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Si riesce anche qui a trovare un'analogia tra la realtà e la finzione? Perché è finto? È tutto vero. Siamo in un mare di guai. Roma non c'è più. Tra le tante ragioni ce n'è una in particolare per invitare il pubblico a non perdersi questa nuova stagione? Allora, mo me dovete dire, ma che ci avete da fa voi il lunedì sera se non guardare Romolo e Giulia seconda stagione? E dai, su.